Ho sempre cercato di raccontare le mie emozioni attraverso la musica che ho nel cuore. Ricordo ancora i miei 18 anni, il mio primo disco, la prima volta che mi esibivo in pubblico pieno di adrenalina e di entusiasmo. Oggi, a distanza di tanti anni, guardo questo nuovo me stesso, con un grande bagaglio di esperienza. Più maturo, più uomo, più convinto di tutto quello che mi rende felice e in ogni attimo riesce a far emozionare il mio e il vostro cuore. Ho avuto la fortuna di lavorare con Alessio e di potergli fare un disco, a mio avviso, un po' particolare. Ho cercato di portare la sua arte verso un panorama musicale pop, perché poi è quello che mi riesce meglio. Volevo, tra virgolette, scommettere su un artista fortissimo in un settore preciso che è quello della musica napoletana. Io spero che questa scommessa sia vinta in partenza. Io sono molto contento della riuscita del disco, dei pezzi e di quello che abbiamo fatto, quindi aspetterei anche il consenso della gente per vedere cosa ne pensa, che frutti può dare questo disco. Il titolo io ce l'ho un po' in mente, lui non lo so, perché Alessio è un personaggio che io amo perché è particolare, perché è inusuale, non assomiglia a nessun picciò mi piace, perché quello il suo forte, diciamo, che è inusuale. Questo è proprio termine perfetto per Alessio. Stasera il mondo vale una telefonata, perché in quel numero c'è tutta un'altra storia. E mentre squille mana tremana, sapendo che stasera non si fermano. Per me è stata una bella esperienza. Penso che questo sia un bel prodotto, un bel disco soprattutto. Che dire, io mi auguro che sia un altro prodotto di successo, che voi lo possiate gradire, perché è veramente bello quando si lavora e c'è la soddisfazione del pubblico. Per adesso vi mando un bacio. Voi appena avete ascoltato il disco, casomai, se vi va, facetemi sapere se vi piace, ok? Ciao, ciao da Sergio Dorè. Quando mi parlo di te, ma voglio dire sì, è forte. Sento ancora i muri, ma non lo faccio capire, sopporto quando mi parlano di te. Io ci sapevo non mi innamorare. Che c'è da dire? A me il disco di Alessio piace, al di là di tutto. Alessio mi piace come persona, come ragazzo, e in questo periodo l'ho conosciuto anche più maturo, molto più artista. Le canzoni, i titoli non li dico, ce ne sono tre, ne ho fatti. E secondo me sono le più belle, ma giusto per mantenere la modestia. Invece non è vero, l'album è tutto bello, io auguro un bocca al lupo Alessio e che Dio ti benedica. Siete voi che attraverso le mie canzoni avete fatto di me tutto quello che sono oggi. La mia vita è stata sempre fuori dagli schemi, fuori dai compromessi, fuori da tutto ciò che mi portava lontano dalle mie scelte. Per questo ho scelto musica ribelle, perché io sono ribelle. Alessio, che dire? Alessio è un bravissimo artista, è un ragazzo che è molto preparato musicalmente, è un ragazzo che cerca sempre di andare avanti e di guardare molto il futuro. È stato un percorso praticamente, ha iniziato con me 15 anni fa, 18 anni fa, con il primo lavoro discografico. Mi ricordo un aneddoto molto divertente, che venne con il suo manager, il suo manager praticamente, un manager che portava un artista, e lui veniva là in studio per sentire questa cosa, e canticchiava, io lo sentivo, mi girava, dissi a questo manager, ma chi è questo ragazzo? Dissi, no, questo è mio nipote. E dissi, guarda che tu devi fare a lui un disco, perché questo è bravissimo. In questo disco nuovo io ho collaborato con, gli ho mixato un brano, e quindi a me ha fatto molto piacere questa cosa, questo inizio
e questo arrivo di questo nuovo lavoro discografico. Comunque i miei più sinceri auguri, Alessio, sei sempre grande, vai sempre così che sei forte. Alessio 2014, Musica Ribelle, il mio nuovo lavoro discografico. Auguri a me stesso, auguri alla mia voglia di crescere ancora. Quando meno te lo aspetti, c'è una fata a mezzanotte, cadrà sformavi di favola. Nasce un nuovo grande amore, godi scrivendo dopo d'orella. Cade levo male, te metto pena. Musica ribelle, io ti sento nella pelle. Unica emozione che dal cuore nasce ancora. Storie dedicate che ti lasciano.